interrogazione 3669 dei deputati Occhiuto ed altri concernenti iniziative volte alla revisione della strategia di accoglienza dei migranti, in particolare in relazione ai recenti sbarchi sulle coste della Calabria e della Sicilia e ai rischi connessi al Covid-19. Il deputato Roberto Occhiuto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole Occhiuto. Grazie Presidente. Ministro, ci sono due regioni in Italia che sono state preservate anche nella fase acuta dal contagio da Covid. Si tratta della Calabria e della Sicilia, due regioni preservate dalla provvidenza, sicuramente non dal governo, perché anche nella fase acuta il governo ci ha messo del suo per estendere il contagio anche in queste regioni, evitando di bloccare le frontiere, i confini di queste regioni quando andavano bloccati. Beh, queste regioni sono state preservate di fatto dal contagio e però negli ultimi giorni sono protagonisti di sbarchi incontrollati. Vorrei riferirmi per esempio ai 70 soccorsi al largo di Roccella, portati poi nel porto di Roccella. Di questi 70, 28 sono positivi al Covid, come i 17 positivi al Covid sbarcati in Sicilia. Ecco, con questa interrogazione noi chiediamo al governo che cosa voglia fare per arginare questo fenomeno e per impedire un contagio di ritorno in regioni preservate al contagio solo dagli sforzi Grazie dei loro onorevole Occhiuto. cittadini e dei governatori Santelli e Musumeci. Grazie onorevole Occhiuto. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di risponderle. Prego, signora ministra. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative si intendano intraprendere per controllare il fenomeno migratorio, soprattutto alla luce dell'emergenza Covid-19, con particolare riferimento ai 70 migranti, giunti a Roccella Ionica il 10 luglio scorso. Per i migranti sbarcati, come di consueto, è stato immediatamente disposto il prelievo del tampone per verificare eventuali situazioni di contagio, prevedendo nel contempo il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria obbligatoria in strutture ritenute idonee da parte delle aziende sanitarie territoriali. All'esito dei tamponi, 13 immigrati positivi asintomatici inizialmente accolti ad Amantea sono stati trasferiti nella giornata di ieri presso l'ospedale Celio di Roma, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana e in collaborazione con il Ministero della Difesa. Gli altri immigrati, 5 a Roccella e 8 a Bova, si trovano in quarantena e sono sottoposti a un regime di sorveglianza sanitaria rafforzata. Per quanto riguarda invece la situazione di Lampedusa, che per la propria collocazione geografica è particolarmente esposta, si segnala innanzitutto che ai migranti viene effettuato il test serologico. In merito agli arrivi degli ultimi giorni, già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 migranti attesi a Porto Empedocle per poi essere trasferiti sul territorio nazionale. Domani ne verranno trasferiti altri 100 e sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell'hotspot. Nell'ambito di queste diverse iniziative adottate dal Ministero dell'Interno, segnalo anche l'avvenuta pubblicazione il 14 luglio di un nuovo avviso con procedura accelerata per il noleggio di navi da adibire alla sorveglianza sanitaria che prevede la presentazione delle offerte entro domani 16 luglio. Nel frattempo la nave Moby Zaza, ormeggiata a Porto Empedocle, in rada, continuerà ad essere impiegata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di sorveglianza obbligatoria. Si tratta di una strategia che prevede diversi interventi messi in campo dal governo per fronteggiare la situazione contingente con la massima attenzione alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, in particolare in quelle regioni come la Sicilia e la Calabria, particolarmente esposte agli sbarchi autonomi. Ho anche disposto il rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza sulle strutture di accoglienza, prevedendo la possibilità del trasferimento dei migranti sottoposti, ove necessario, a quarantena in ospedali militari. La gestione del fenomeno migratorio necessita anche di un approccio globale a livello europeo, sul quale il governo lavora senza trascurare nessun aspetto. Ho promosso di recente una videoconferenza tenutasi lo scorso 13 luglio, a cui hanno partecipato i commissari europei per gli affari interni e per il vicinato, Johann
Johnson e Barelli e i ministri dell'interno di Germania, Francia, Spagna, Malta e gli omologhi di alcuni paesi del Nord Africa, Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Il confronto è stato proficuo ed ha consentito di condividere diverse linee di azione, tra le quali l'intensificazione della collaborazione di polizia per rafforzare gli strumenti operativi e le attività investigative. Si tratta di un lavoro in itinere che dà il segno di un intenso sforzo avviato con interventi diversificati per governare il fenomeno dell'immigrazione. Grazie. Grazie a lei, Ministra Lamorgese.